poi si decide tutti insieme, perché logicamente vabbè, io rappresento comunque la struttura, la casa madre, che è la proprietà, se così la vogliamo, anche se è un termine non bello da usare. Poi vi è comunque il mondo creativo, un ragazzo dedicato più ad un mondo classico rinnovato, un ragazzo più indirizzato verso proprio il mondo di ricerca un pochino più spinto. Poi vi sono i commerciali e dobbiamo metterli intorno a un tavolo, perché comunque queste quattro giornate a loro sono molto utili a livello sì come azienda per me, ma anche come immagine, come presentazione per loro. E quindi ci mettiamo intorno a questo tavolo e tutti insieme decidiamo. Una volta deciso sembra facile, perché ci alziamo, ok, benissimo, abbiamo deciso cosa fare per PT di giugno 2012. Poi va messo in atto, c'è tutto quello che segue, quindi chi prepara la struttura, chi poi... Non è... E quindi la nursery che cosa rappresenta? Ma in realtà noi semestralmente concepiamo delle creazioni, e questa di per questo autunno-inverno sono le ultime 12 nascite, legate comunque a un gioco di parole che si segue da anni ormai, abbinandola alla parola stile, è venuto fuori il leitmotiv della stagione, stile innato. Senta, ma quindi ciò che percepisco è allegria comunque, è ottimismo, è un modo insolito di fare comunicazione questo, ma con mettendo al centro poi questo che è il mondo Cantarelli, una culla, ed è un modo anche insolito per il mondo del fashion. Ma diciamo, se vogliamo vedere la culla, l'azienda stessa è una culla, perché comunque noi cerchiamo di cullare i nostri dipendenti, perché senza di loro possiamo essere creativi quanto vogliamo, non arriviamo da nessuna parte, questo è un punto fermo. L'altro è quello, lei mi dice, con spirito e con allegria. Lo spirito e l'allegria è alla base di tutto, cioè o le cose si fanno per una ottima e buona dose di volontà, se no non si arriva mai a un risultato voluto. E di ottimismo. E di ottimismo, quello bisogna esserlo sempre, perché anche in questi momenti non bisogna mai abbattersi, perché il mondo non finisce. Diciamo che noi abbiamo concepito queste nuove creazioni per questa nuova era. Complimenti, è sicuramente un sistema inusuale ma che colpisce. Lei che tipo di imprenditore è? Come si definirebbe? Beh, sicuramente un imprenditore e non un uomo dedito alla finanza, questo sì. Ma un imprenditore di quelli che gli piace comunque mangiare, stare e colloquiare con i propri dipendenti. La mia porta è sempre aperta a tutti quanti. E quanti dipendenti avete? Siamo circa 400, suddivisi in due stabilimenti operativi. In Italia? Assolutamente in Italia, tutte e due nel territorio toscano.